vieni. Inge, vieni qua. Brava, amore. Bravissima. Bravissima. Brava. 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 Allora, questo è il gioco degli invasivi Maiella. Abbiamo un dissuasore olfattivo con dentro dello sterco. E in più abbiamo un grande dissuasore che è Nike, che sta in calore. Max ha 7 mesi, le pulsioni iniziano da piccolissimi ai cani. E con il associato che dopo vuole andare all'altra cava. Bravo Max. Allora, questo è il caso di farlo anche alle femmine, perché all'inizio Bert era più deconcentrata di Maxim. E questo gli va insegnato ai cani. Ovviamente questa è la parte finale del percorso, eh? Cioè, c'è tanto lavoro di base, tanta educazione, e il no. Bravi, 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 vieni, vieni qua patati, bravissimo, bravissimo, bravissimo. E poi questo genere di esercizi va a ricondurre comunque nello schema del branco il fatto che il leader decide, se cioè decide. Il subalterno in natura non si accoppia, si accoppierebbe dopo il leader. Comunque questo è un discorso che sta andando un po' oltre quello che concerne il tartufo. A noi interessa che il cane vada sulle tartufaglie e non si accoppi e non vada cercando le femmine in calore, perché purtroppo c'è chi esce comunque anche se è una femmina in calore, e quindi gli va insegnato che non vada sullo sterco, come in questo caso, che sterco di volpe, che restino concentrati. Poi quando avranno il loro momento di libertà, il loro istinto all'accoppiamento ce l'avranno. Così facendo andiamo anche a evitare la castrazione, anche perché è inutile sotto l'aspetto, secondo noi, dopo ci sta chi ritiene che sia necessario per i maschi. E continuiamo a lavorare in questa direzione. Maxim ormai ha 7 mesi, quindi è stato ben improntato in linea generale. E questi sono i risultati che si hanno con un cane, la cagnolina in calore ci sta intorno, in più gli fa anche da tutor e lui la ignora totalmente, ha dei momenti di attenzione. Maxim, qua, è intelligentissimo questo cagnolino, quasi ricorda che quest'inverno ci ho portato a fare qualche giro in addestramento e vuole andare al campo della trovata di tartufo. Max, vieni, bravo. Ehi, no. Max, ehi, bravo, vieni, qua, bravissimo, è un maschietto. Abbiamo sempre detto che il maschio tende sempre a sfidare un po' di più delle femmine il leader, è anche il motivo per il quale probabilmente non sono troppo apprezzati rispetto alle femmine, però a noi piacciono.